canale e benvenuti in questo nuovo video, il primo della rubrica Fatti Bella che parla dei must have nel vostro armadio. Avete mai detto non ho niente da mettermi davanti ad un armadio stracolmo di vestiti? Lo stile non è questione di soldi, il segreto è dotarsi di capi che non tramonteranno mai nel tempo, che possono essere utilizzati in diverse occasioni e che vanno bene per ogni genere di look. Vi presenterò quindi ora i 16 capi che non possono mancare nel vostro armadio per essere sempre alla moda e per avere sempre un look impeccabile per ogni occasione. Vi presenterò ora quindi 16 capi che non possono mancare nel vostro guardaroba per essere sempre alla moda, per avere sempre stile e per non farvi più la fatidica domanda che cosa mi metto. I primi tre capi che vi dirò saranno sicuramente già nel vostro guardaroba, ma sicuramente un ripasso non farà male. Il primo di tutti è il vestitino nero, che in inglese viene chiamato The Little Black Dress, mentre in francese Le Petit Robe Noire. Questo non deve essere per forza un tubino o un abito di marca, semplicemente deve valorizzare le forme del vostro corpo. Questo potrebbe essere usato sia di giorno che di sera, magari di sera abbinato ad un paio di sandali, gioiello e ad una pochette, mentre di giorno ad una borsa un po' più grande e a delle ballerine. È molto provocante e la cosa più importante è che valorizza il vostro viso, le vostre forme e ogni accessorio che vi abbinate. La seconda cosa è la camicia bianca, immancabile. Sta bene indossata da sola se la rubate dal vostro uomo e sta bene su ogni cosa in realtà, perché potreste usarla sia di sera che di giorno da lavoro, potreste abbinarla su dei pantaloni eleganti per un'uscita a teatro, potreste abbinarla a dei jeans per appunto andare a lavorare. E il terzo capo invece sono appunto i jeans che sono immancabili nel nostro armadio, e anche per questi però vi consiglierei di guardare il prossimo video sulle forme per magari sapere qual è la forma che vi si addice di più, se magari dei jeans a sigaretta, a zampa d'elefante, che non vanno molto di moda, però in realtà c'è gente a cui stanno molto bene, oppure se sono molto attillati, un po' meno attillati, un po' più morbidi e via dicendo. Il quarto capo è l'abito da cocktail. Se non avete uno nei vostri armadi, occupatevene subito. Bisogna andare a cercare l'abito che abbia dei colori sobri, però che non tramontino nel tempo. Quindi magari un nero, un bianco, un blu, un beige, qualcosa che stia bene e che non passi mai di moda. Cercate una cosa che valorizzi le vostre forme e che possa essere abbinato a più oggetti diversi, magari un cardigan, una sciarpa, dei braccialetti, diverse scarpe, in modo da magari mantenere sempre lo stesso abito ogni sera, però abbinarlo sempre con qualcosa diverso senza farlo tramontare mai, senza dire sempre quello è il solito abito. Il quinto capo di cui vi parlerò, che dovrete già assolutamente avere nel vostro armadio, è la classica t-shirt bianca. Non è mai banale, si abbina tutto e potrebbe essere usata per qualsiasi genere di look. Ad esempio potrebbe essere usata la sera con una sotto ad una giacca elegante, non appesantisce il look e dà un effetto un po' più sofisticato. Potrebbe essere usata sopra una gonna vita alta e dà un effetto molto bon ton. Potrebbe essere usata anche sopra degli shorts che danno un effetto un po' casual e un po' chic. Non è mai banale e quindi se non ne avete o se ne avete solamente una di queste non ce n'è mai abbastanza, compratene più che potete. I capi 6A e 6B sono due pantaloni neri, il primo è un pantalone skinny un po' aderente, il secondo è un pantalone nero sempre di stile un po' maschile, anche questi si abbinano tutto e vanno bene sia per magari qualcosa di un po' più sportivo, di un po' più casual, piuttosto che qualcosa di un po' più elegante. Il settimo capo è il trench. Come diceva Michael Kors, metti un trench e ti senti subito Audrey Hepburn, perché lei lo indossava con il suo foulard e gli occhiali grandi neri. Anche questo potrebbe essere utilizzato in qualsiasi occasione e per ogni tipo di look. L'ottavo capo d'abbigliamento è il chiodo, intramontabile e che si usa sia d'estate che d'inverno. D'estate magari per coprirsi da quel venticello un po' fresco serale, e d'inverno potrebbe essere usato al posto del cardigan, magari con sotto una semplice t-shirt bianca oppure un dolce vita nero. Il prossimo capo invece è il giacchino di jeans, che potrebbe essere comprato di qualsiasi colore, di qualsiasi forma, di qualsiasi genere e per chiunque lo voglia indossare, sia d'estate che d'inverno, soprattutto d'estate magari, o dalla mezza stagione, ecco, forse meglio. E potrebbe essere utilizzato sopra le gonne a longhette e sopra gli abiti bianchi per dare un tocco un po' più casual al nostro stile elegante, oppure semplicemente sopra le famose t-shirt bianche jeans.
L'ultimo tra i capi da indossare, se capo si può chiamare, è il bikini nero. Alla parità del little black dress, il bikini nero è il vestito della spiaggia, quindi è intramontabile, ogni anno è sempre di moda e quindi vi consiglierei di comprarne almeno uno. I prossimi must have nel nostro guardaroba sono principalmente scarpe e accessori. Il primo tipo di scarpa sono le ballerine, che dobbiamo averne almeno tutti quanti un paio o due, anche se io spesso e volentieri non riesco a portarle perché sono troppo dure, nonostante mi piacciono veramente tanto. Non slanciano, non fanno bene i piedi e nemmeno la postura e la schiena, però sono tanto comode, nonostante la scomodità dei miei piedi, che sono non ci posso fare niente. Vanno bene per qualsiasi occasione, vanno bene la sera, vanno bene per un look casual, vanno bene in spiaggia, vanno bene durante il lavoro, vanno bene durante lo shopping, per correre tra un negozio e l'altro, vanno bene per qualsiasi cosa e soprattutto vanno bene anche per guidare, magari la sera vi portate le ballerine in macchina e indossate quelle lì al posto delle scarpe ad esempio con la zeppa o delle scarpe con il tacco per guidare. Il secondo paio di scarpe sono le décolleté nere, che possono sembrare veramente banali, ma in realtà un tocco di classe che può essere abbinato a qualsiasi tipo di look e in qualsiasi occasione. Il terzo paio di scarpe invece sono le scarpe gioiello, magari con il tacco, quindi investite in un numero che non sia diverso dal vostro assolutamente, perché il mal di piedi è veramente insopportabile. E soprattutto in un bel paio di scarpe, che possono essere decorate con degli strass, delle pietre, con un po' di brillantini, un colore magari un po' più acceso rispetto ai colori che usate solitamente. E questo potrebbero dare un look, un tocco di colore, quel distaccarsi dall'eleganza per esempio dei vestiti neri, dei vestiti total white, e vanno bene non in tutte le occasioni, però spesso e volentieri possono essere utilizzate di sera. Non possono mancare un paio di sneakers, quindi delle scarpe da ginnastica. Potete scegliere a seconda di quelle che vi piacciono e quelle che vi danno di più, delle scarpe un po' più alte o un po' più basse, un po' più colorate o un po' meno colorate. Possono essere abbinate ai look un po' più casual, quindi dal famoso jeans e t-shirt bianca fino ad una gonna con una t-shirt o una camicia, e danno appunto un effetto un po' più casual. Poi l'ultimo paio di scarpe sono gli anfibi, che io personalmente non ho e non riesco a portare. Danno un look un po' stile inglese. L'ultimo must have nel vostro armadio sono gli oggetti vintage. Oggetti vintage che non possono mancare se andate a guardare nell'armadio di vostra nonna, perché alla fine di tutto quello sono. E sono ottimi da mischiare ad oggetti moderni oppure ad abbigliamenti un po' moderni. Finisce qui il video dei must have del vostro guardaroba. Spero di avervi aiutato un pochettino a capire cosa manca e cosa già avete nel vostro armadio. Lasciate un like se vi piace questo genere di video. Spero che vogliate continuare a seguirmi iscrivendovi al mio canale. Un bacione a tutti, ciao!